Russian Ta loves two. Ta, these girls, two of that girls. These girls love that girls. Queste ragazze, quelle ragazze, in russo, sarà una sorta di acronimo, anche se sinceramente non ho capito completamente. Comunque, queste ragazze e quelle ragazze. Attenzione perché potrebbe nascere anche qualcosa. Comunque, invece volevo sapere come loro si presentano al mondo, comunque come hanno pensato di presentarsi al mondo, per la loro musica, per il loro aspetto, soltanto per, non si sa, per come si presentano. So, aspetta, adesso appena me consider un attimo. No, how do you think that world can react to your music or the way you are or your style or how people react on our music here? Dice come reagisce la gente alla loro musica qui. Così praticamente. Va bene, allora noi intanto andiamo avanti e tra poco le Tattoo canteranno con noi. Alla posizione numero 2 c'è Shakira con Underneath Your Clothes, che scende di due posizioni. E io devo essere sincera, ci sto prendendo gusto alla faccia della carambata, della ricarambata dopo ieri. Le Tattoo sono alla posizione numero 1 e quindi ci faranno sentire live il loro pezzo Tattoo, All The Things She Said. Eccole qua, numero 1 della nostra classifica.
Però volevo dire, ogni tanto sarebbe bello però non confondere il sentimento con lo spettacolo. Ecco, questo è vabbè, Marco, niente. Allora baciamoci. Baciamoci anche dai, noi così. Però vorrei far salire anche i nostri vincitore Paolino, il numero uno, il vincitore di Cercasi DJ. Viene anche la posizione numero due, il nostro Ignazio, che sono i nostri vincitori di oggi. Yeah. Goodbye. No, we just finished. And you want to go? They are the new VJs. What do you think about them? Oh, here are the new VJs. They are the new VJs. Yeah. Oh, congratulations. Non abbiamo sentito niente. Come? Sì, sì. Ah, ci ha fatto le congratulazioni, quindi comunque. Ha detto che le piace tantissimo. Come sei? Why didn't you ask us how we like Italia? Che in inglese vuol dire che li garbo tantissimo. Però c'è un po' di conflitto di interessi, nel senso che c'è l'altra che probabilmente... Ah, ho capito. Dici, no, lasciamo stare. Forse sono di Pisa. E Paolino tra l'altro mi ha regalato anche il suo uomo ragno, cioè sono fortunato. No, mi stava chiedendo di chiederle se le piace l'Italia. Do you like it, Italy? Of course we like, and we want to say that now we know two new words. Ah, attenzione! In Italian. Attenzione, conoscono due nuove parole in italiano. Parolacce, ovviamente. Parolacce, chiaramente. It's vaffanculo. Eccolo. Yeah. And cazzo. Ecco. Questa dimostrazione è degna della numero uno. Decisamente sì. Grazie alle tattoo. Thank you very much, tattoo. Thank you so much. Eccole. Bye bye. Bon voyage. Prego, voi avvicinatevi.